fondamentalmente diciamo, ho voluto lanciare questa provocazione perché da papà non posso esimermi dal dovere di fare tutto il possibile per mio figlio che, come tanti altri ragazzi normodotati e non, è chiuso in casa da più di un anno. Chiaramente c'è un problema nel problema e con rammarico, devo dire, mi sono visto costretto a chiedere questa cosa perché oggettivamente insomma c'è un problema legato alle persone fragili che sono attualmente completamente abbandonate a loro stessi. Questa società ancora una volta è lontana dai problemi veri, finendo poi col negare anche il diritto alla salute, perché di questo stiamo parlando, insomma. Lei ha avuto qualche riscontro nelle ultime ore dopo aver lanciato questa provocazione, sì, questo appello? No, i riscontri sono stati tanti. Mi ha chiamato il sottosegretario Nesci, che mi ha anche postato in un bellissimo commento sul suo profilo personale. Mi ha chiamato tanta gente comune, mi hanno chiamato tantissimi genitori di ragazzi diversamente abili, tantissimi familiari di persone in difficoltà. Non mi ha chiamato nessuno della regione Campania, però non è questo il problema è, come dire, insomma, più che problema, ecco, l'auspicio è che il problema delle disabilità, il problema delle persone che soffrono, rioccupi di nuovo uno spazio nell'agenda politica del governo e delle istituzioni, perché se un genitore è costretto a chiedere col cappello in mano un intervento per il proprio figlio in difficoltà, evidentemente qualcosa non funziona, e questo qualcosa in un mondo così complesso, secondo me, ha bisogno dell'attenzione di tutti.